Signori, finalmente siamo davanti a Resident Evil Village. Questo non è un gameplay ignorante come al solito, ma sarà una vera e propria serie dove analizzeremo il gioco. Ho detto analizzeremo perché non sono da solo. Questa serie sarà fatta in compagnia di Mike. Salve, salve. Perfetto. E niente, direi di iniziare. Che stiamo a fare qua? Ovviamente, ragazzi, io sceglierò difficoltà normale perché è quella che gli sviluppatori hanno pensato per noi. Tanto tempo fa, una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca. Apparve allora il gran pipistro, la salutò con calore mordendosi un'ala. «Vieni, bambina, placa la tua sete», le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparve allora l'oscuro tessitore che, schioccando le dita, confezionò un bell'abito fatto di nebbia. «Vieni, bambina, riscaldati», le disse. La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste, su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparve allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. «Vieni, bambina, riempiti lo stomaco!» Lei mangiò e ancora una volta sorrise con gioia. Continuando a camminare, giunse nell'oscuro cuore della foresta. Apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Un vento selvaggio si alzò tra le bestie, terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso apparve una strega, tenebrosa e regale. «Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto di più», ringhiò. «Di più? Ora ci è dovuto». In un lampo venne imprigionata in uno specchio. Ecco. Ora dorme. Perché una storia così inquietante? Ha soltanto 6 mesi. In libreria hanno detto che è tradizionale. Una favola del posto. Comunque... Rosa non mi sembra turbata. Perché non capisce ancora, grazie al cielo. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato, ricordi? Ricordo benissimo. Sei solo paranoico, Ethan. Non è... Lascia stare, scusami. Ma non sono paranoico, sono solo prudente. Allora, metti a letto tua figlia con prudenza. Preparo la cena. Tranquilla, Rose. Tua madre non vuole ricordare. E non la biasimo. Ok, ci siamo. Hai detto qualcosa? Niente, la metto a letto. Volevo far, più che ricordare, far notare una piccolezza. Il libro che Mia stava leggendo a Rose era intitolato Village of Shadows, quindi Villaggio delle Ombre, che è la modalità, diciamo... Casa matta, non so, Madhouse, se ve la ricordate, del Resident Evil 7, cioè la modalità più difficile del gioco. E in più il libro, secondo me, ha tantissime similitudini con quello che succederà, perché come immagino la bambina c'ha a che fare con qualche potere, con qualcosa di soprannaturale. Fa la brava. L'ho detto a mamma. Quella favola fa troppa paura. Io e la mamma adoriamo questa canzone.
Io adesso, raga, sto un po' esplorando per vedere quello che succede, se c'è qualcosa di particolare, qualcosa da leggere. Ok. Magari qualche reference a Resident Evil 7. Però non sto trovando niente. Sotto stretto controllo dai tempi dell'incidente, quindi sappiamo che la famiglia è sotto controllo. Ma da chi? Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Aspetta, quindi questa è camera sua. No, io non voglio andare a camera sua. Voglio vedere prima tutta la casa. Bisogna pulire prima che Rosy inizi a camminare. Qua non c'è niente. C'è un giornale. Cala il sipario sulla fuga di gas a Dalvey. Il 18 di questo mese sono terminate le indagini sulla fuga di gas tossico a Dalvey in Louisiana, avvenuta nel 2017. Le morti sono state attribuite a una fuga di gas naturale presente nelle rocce sedimentarie sotterranee in quell'area. Ma Louisiana, raga, era la zona in cui si è sviluppata la trama di Resident Evil 7, quindi è infatti Jack Baker, stavo dicendo, quindi sicuramente è un articolo che copre quello che è successo. Jack Baker, 57 anni, e la sua famiglia sono stati coinvolti nell'incidente, nella quale tutti e quattro hanno perso la vita. Si crede che anche Ethan Winters e sua moglie si trovassero nei paraggi, ma la loro attuale posizione è sconosciuta. L'intera area è stata isolata e non tornerà ad essere abitabile prima che siano trascorsi almeno 10 anni. Ah, Se loro li sono quindi dimenticati sono tutti. spariti dalla gente. Cioè, chi sta in Louisiana non sa che fine hanno fatto Mia e Ethan. Storia dell'architettura dei castelli e fortezze dell'Europa orientale. George Trevor. George Trevor, ragazzi, è colui che ha creato la villa Arklay o comunque la maggior parte delle strutture dell'Umbrella. E questo, se lo dite a chi sta portando Resident Evil Village finora sul web, non lo sa. Se uno lo sa dirvi chi è George Trevor, a posto, lui sa cosa sta portando, sa cos'è Resident Evil. Che poi sai che casino per rimuovere tutto quel bordello che aveva lasciato Evelyn con la nave. Tutto lo schifo. 10 anni Oddio. mica bastano, secondo me. Armarsi per la sopravvivenza. Con Ok, quello che ho vabbè, questo è visto non è per manuale noia. di robe. Ciao, piccola Rose! Non mi abituerò mai ad avere Ted Mosby su Ethan. Ok, cos'è? Ah, il certificato di nascita. Il 2 agosto 2020, altezza 62,3 cm, peso 6,5 kg. Ma non è un po' strano? Porco È 2! enorme. Cioè, era un Gesù Cristo, non è un ragazzino. Esame effettuato, vista, udito, tatto, riflessi. I risultati non mostrano alcun problema. La paziente è in buona salute. La BSA. Ok. Quindi loro stanno sotto controllo della BSA, che è la squadra di Chris. Io e Mia abbiamo litigato di nuovo. Per caso ho fatto riferimento a quello che è successo 3 anni fa e lei mi ha urlato contro. Finalmente ci siamo stabiliti in Europa, possiamo riniziare una nuova vita e crescere rose serenamente. Ma mi sento ancora come se una parte di me fosse intrappolata in quell'inferno in Louisiana. So che Mia odia parlarne, ma come possiamo dimenticare tutto e far finta che non sia successo nulla? Non sarebbe giusto affrontare quello che è accaduto in modo da andare avanti con le nostre vite e con Rose, senza brutti ricordi che ci tormenteranno la mente? Tormentano, vabbè. Ah, quindi i rapporti non so proprio pappa e ciccia, raga. C'è qualche problema, ce l'hanno avuto. Guardate che la faccia di Ethan viene coperta per non farcelo vedere. Madonna. Ma sto ragazzino è enorme! Guarda lì! Gigantesca. Che poi Vorrei che il tempo tocca si vedere cosa fermasse. intende con affrontare il passato, perché giustamente lei lo vuole dimenticare, ma lui che intende con affrontare? Cioè lui. Probabilmente ne vuole parlare, gli Facciamo vuole chiedere aspettare delle quando cose. si Ma avrà del dipende, nel trauma. senso, magari lui dovrà fare qualcosa per eliminare quelle specie di mostri in altre zone, lei non vuole, che ne sai? Effettivamente sta sotto controllo militare. Anche perché solo a parlarne mi sembra un motivo un po' futile per litigarne. No, mi era venuto in mente che sotto lo specchio era coperto. Ho detto, vabbè, quello del bagno non era coperto, ma non si vede comunque il riflesso di Ethan. Quindi i specchi sono coperti per non farci vedere la faccia di Ethan, suppongo. Non penso che Mia odi la sua faccia e non vuole vederla. Ecco, vedi, un altro specchio coperto. Cos'è? I vestiti di Rose per domani, vabbè. Ecco, tesoro mio. Non preoccuparti. Sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. A letto.
mostri di quella strana favola ce l'ha su Ethan. La favola gli ha detto la moglie, che gli ha raccontato la moglie. Guarda, se non è un riferimento, i mostri della favola li rincontreremo dopo. Ma infatti, mostro a quattro braccia sembrava madre Miranda, quindi non so. Ma quello che gli ha fatto il vestito? Lo sai, ci avevo pensato pure io. Forse la strega quella alta potrebbe essere Lady Dimitrescu, boh. Vedremo. Tutto a posto? Sì, dorme come un bambino. Che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba de legume, una ricetta locale. Wow, ti stai integrando bene, vero? Anche il vino è di qui. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. Devi smetterla di preoccuparti. È che ritrovarti in Louisiana, la gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Beh, almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che adesso andrà tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Porco due, ma è rimasta immobile. Mia! Sta giù! Ma come se niente... Mia! Ok. Mia! Oddio! Chris! Ma che cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Cosa? Perché? Porca troia, raga. Ma non ho capito perché. Sicuramente loro li tengono sotto controllo, la BSA li tiene sotto controllo e ha visto che magari qualche parametro di mia si stava libera. Un po' alzato. Che cazzo vuoi fare con mia figlia? Segna il sicuro. Portatelo via. Toglile le mani di dosso! Ethan! Vedi che stappia la ragazzina. Ecco, buonanotte Ethan. Fattene una dormita. Fuori di qui. Quindi anche la ragazzina ci avrà qualcosa se la portano via. Per forza, magari quel rapporto che ci hanno avuto per creare la... cioè per fare la ragazzina. O 60 centimetri di ragazzina, quasi 7 kg. Dottoressa. Due. Sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo, ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta. Sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisci! Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami! Merda. Devo rispondere. Ma... Work, ma... c'era scritto sul telefono, lavoro. Prima ha parlato di addestramento militare. Quindi secondo me qualcosa gli stanno facendo fare e lei non è d'accordo. Mi sa proprio di sì. Anche visto come se l'è cavata nel 7. Sì, poi la dottoressa che chiama e dice voglio discutere dei parametri della ragazzina. Probabilmente la dottoressa si è accorta che non è normale un marmocchio che pesa quasi 7 kg. Forse lei si era accorta di qualcosa. Lo voleva riferire a Ethan e Mia. Chris.
Solo che poi è arrivato Chris e company che l'hanno scoperto prima di loro ed è qualcosa di grave. Probabilmente sì. Stai parlando? Dov'è Chris Redfield? E Rose? Che passa? Questo è un canale riservato. Non ho l'autorizzazione. Cazzo. Che diavolo è successo qui? Vedi, comunque pure il militare sapeva il nome di Rose, sapeva chi fosse. Fa vedere, ma non funziona. Tra l'altro un Samsung S2. Samsung Galaxy. Eliminare il bersaglio e recuperare il corpo. Portare via Rosemary e Ethan Winters. Quindi sono andati lì con l'obiettivo di ammazzarla mia. Trasportare i due Winters al sito C per effettuare ulteriori indagini. Necessario almeno due agenti di scorta. Mo tocca vedere però perché il furgoncino si è schiantato. Ma è cascato tipo da là sopra. Penso che un furgoncino si schianta così perché l'autista non sa guidare. Vediamo un po'. Ci sono delle tracce, io le seguo perché... Che cos'altro dovrei fare, insomma. Madonna, comunque voi ragazzi da casa non lo vedrete magari, però vi assicuro che graficamente è spettacolare. Vi assicuro che sento ogni minimo passo sulla neve. Perché su PlayStation 4 magari non c'è... Aia. Magari non ci abbiamo il feedback aptico. Però riesco a sentirlo. Riesco a sentire che a ogni passo c'è una leggera vibrazione. Corvi morti. Proprio come il primo, cioè come Resident Evil 7. Sì, è vero, nel 7 c'erano i corvi. Può essere un riferimento, boh. Ma... Vanno bene impiccati. I corvi. Impiccati. Impiccati. Corvi in salamoia. Porco due. Ma vaffanculo. Mi ha preso il matto questo. Vai giù. Ok. Mannà. La nebbia proprio è fastidiosa come quella della vita reale. L'hai visto? Che cazzo era? Era proprio uno di quei lupi mannari, dei lican lì. E io non posso andare in acqua? No. Penso che ti geli se ci vai. Scodelle di cani. Oddio, mi ricorda un po' l'ingresso nella villa in Resident Evil 7. In casa Baker proprio, qua tutto disordinato. Guarda, mo esce qualche cosa strana? No. Un cappio. Una specie di coso da corda. Io ovviamente mi giro tutta a casa perché non si sa mai, magari c'è qualcosa di utile. Ma come sono piccole ste ante? Vestiti. Quindi qualcuno ci abita o perlomeno ci abitava. Una donna che tesse i fili. Ok. Probabilmente potrebbe essere stato lui con quei corvi. Cioè l'abitante di sta casa, perché c'ha gli animali imbalsamati, insomma. Una volpe, un cervo, un gufo. Cos'è? Una foto? Poh! E questa è Madre Miranda, eh? Sono curioso di vedere tutta la storia, tutta la lore. Cos'era? C'è qualcuno sopra di noi, mi sa. Ah, ok. C'è un sorcetto. Confermato. C'è qualcuno. Minchia, che passi, ciao. Potrebbe essere appunto quel Lican che abbiamo visto prima. Il fatto che fosse un Lican. Penso proprio così. Porco due, ma esce sto fumo? Ah, ma è caduto tutto. Ha fatto il panico. È
Madonna. Cos'è successo? Sicuramente è arrivato qualcosa qua. Nel frattempo si è fatto giorno. Quanto tempo c'è stato lì sotto non lo so. Ah, posso scattare finalmente. Oh. Oh. Diavolo, mi trovo. Che figata. Ma che panorama. Graficamente spaziale. Che panorama, mamma mia. Ragazzi, vi consiglio troppo l'acquisto. Fatelo, anche se non avete giocato Resident Evil 7, perché io all'inizio l'ho skippato, ma c'è un recap di Resident Evil 7. Tanto sono collegati i due. Ok, ci siamo finalmente. Un cavallo morto. Entriamo. Cos'è, una stalla? Sì. È passato qualcosa. Penso che andava proprio per di là. Eh no, però qua non c'è niente. Dobbiamo stare attenti, raga. Dobbiamo stare veramente attenti. Però mi sembra strano che ci fosse solo un cavallo. A giudicare della dimensione delle stalle. Forse c'è st'altra gente che li ha presi ed è fuggita, boh. Però guardando le ferite. So ferite dell'icantropo, cioè dell'Ican. Se tu guardi bene c'ha graffi, c'ha un morso sul collo. Un morso bello profondo, tra l'altro. Guarda. Ah, l'aglio. Ma non è per i vampiri quello? Dimitrescu proprio quello, eh. Se devono difendere da tutte e due sti voracci che abitano dentro sto villaggio. E poi c'erano pure delle uova. Questa è una specie di mini fattoria. Un autodidatta. Suppongo di sì. Ah, servirà sicuramente un grimaldello dei soliti che utilizzi in Resident Evil. Vediamo qua se c'è qualcosa. C'è niente neanche qua. Tutto distrutto. Ancora corvi impiccati. No, non so corvi, sto cavolo. So capre. Teste di capra. Cazzo so. Ma non capisco perché. Sgocciola pure. Cimitero. Officina. Luogo della cerimonia. Oddio. È inquietantissimo. Mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace. Poi tante similitudini con Resident Evil 4. Il villaggio me lo ricorda un pochino. A parte la neve, ovviamente. Cos'è? Un foglietto. Chiuso. Il proprietario è sparito. Wow. Disabitato infatti il villaggio. Della legna. Però una luce accesa. Quindi qualcuno qua c'è. Cazzo, mi servirebbe un coltellazzo. A posto. Via. Soluzione medica. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Alcuni oggetti possono essere rotti. Saranno. Lo sapevo. Scappati via all'improvviso. Però cavolo, per mettere i lattarini, come si chiamano, i girini dentro dentro la zuppa. Che schifo. Probabilmente c'è stata lì da un po'. Posso aprire niente qua? Eh no. Ma posso aprire la tenda però. Ah, questa è la scena del trailer. No, 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 calmo, calmo. Che sei? Che ti manda? Nessuno. C'è stato un incidente sulla strada e... Che succede? No... Oh no! Arrivano! Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma! No, perché dovrei? Prendilo! Dimmi cosa c'è là fuori! Ehi! Ehi! Vuoi ascoltarmi? Ehi!
Ma cosa? Vabbè, almeno ci abbiamo la pistola. Quello. Merda! Un cadavere. Ce ne sono altri. Ok, siamo armati. Che poi quel colpo di fucile ha tirato quei mostri? Che cos'è? Potrebbe essere. Vediamo l'inventario un attimo. Ah, ci abbiamo foto di famiglia. Vabbè, tanto per. C'è anche perché il vecchietto si stava nascondendo. Anche qua ricorda. Ti ricordi il fatto dello show televisivo, no? Del Resident Evil 7. Ah sì, sì, quando passa tipo lì sotto dove c'è tutta l'acqua. Sì. Oh, guarda là in fondo. Sono rimasto un attimo pietrificato dal fatto. Cama. Porca puttana. Fanculo. Come è veloce, oh. È veloce, c'ho paura anche che me li schivi. Infatti me sto a preparare. Infatti mi ha schivato. Tacci sua. Ma però non ti ha fatto tanti danni. Dovrebbe essere morto. Oh, ma quanti... colpi e soprattutto in testa ce ne vogliono per buttarlo giù. Vuoi vedere una cosa? Ma che cazzo? Che tu mi stavi a dire anche, magari ci stanno tipo i proiettili d'argento o qualcosa. Può essere, perché a sto punto se devono entrare così tanti colpi per ucciderli. Ti ricordi Resident Evil? Resident Evil 7 c'aveva munizioni pesanti per la pistola. Magari qua ci stanno munizioni d'argento. Beh, tutto può essere. La sarebbe una bella storiella. Magari sono nemici che col pompa te li fai più facilmente, ma... cioè, te li metti a inizio gioco. Magari te la voleva far passare come una specie di mini boss fight iniziale, boh. E il pompa mo tocca trovarlo. Sicuramente lo troveremo nella zona in cui... c'è stata la demo. Oh. Ma? Lì dentro ce n'è un altro, per forza. Porco due. Che è una cassa? Ah no. Ok, quindi lo scotch giallo è un punto di riferimento su sto gioco. Barricamoci dentro. È come il 4, ti sbarri dentro. Se la zona con lui serra. Vedi, pure le finestre, quindi mi sa che mo' t'attaccano, eh. Già che te sta dalle munizioni, ti ha dato le cure e tutto. Mi sa proprio di sì. Facciamo una cosa. Adesso vorrei farmi i proiettili per la pistola, perché... comunque, orca. Comunque 10 proiettili sono troppo pochi. 14, quanti ce n'ho? Orca! Dammi ste munizioni. 15 me ne ha date, fluido chimico. Non è che vengono dal tetto come quello di sopra, cioè come quello di prima. E infatti. Oddio! Ho spaccato. Oh! Quanti so? Questo è palestrato, sta. Ma usano le armi! È surreale sta cosa, licantropi che usano armi. Porco due. Come faccio, mo? Se lo ammazzo, provo a uscire.
manco uno in meno. Ma li devi uccidere per forza o poi scappare semplicemente via? Perché ne ho visti già 3-4. Mi sembra un po' improbabile con 13 proiettili farteli. Aspetto da ammazzarne uno. Poi me la do. Mi è imboccato uno dietro. Mi conviene farmi questo, mi sa. Poi apro e me ne vado. Come scattano? T'ha acciso, è veloce. Vai giù. No. Ok, sono riuscito a pararmi con L1. Oh, se mi paro con L1 c'ha il contrattacco. Figo. Ma tipo glielo puoi tirare un calcio, roba così. Mi sono riparato? No, mi sa che lo tira solo lui. Prego, vai giù. Vai giù. Oh, mi è esploso il melone. Ok. Scarti arrugginiti. Ci posso fare i proiettili? Vediamo un attimo. Scarti arrugginiti e polvere da sparo mi serve. Vabbè. Apro e me la fugo. Ah. Sono finiti proprio. Che poi qui quando apri l'inventario ti mette in pausa il gioco. Quindi puoi switchare armi e cose con tranquillità. Sì, è vero. È vero. Cosa che probabilmente non succede alla difficoltà altissima. Munizie. Sento rumori, eh. Boh, spero non ci sia niente e nessuno. Ce n'è un altro! Ma che palle! Barricati. Luto in tranquillità e poi me ne va. Oh! Adesso ragioniamo. Ok, allora penso che siano nemici da fare col fucile. Guarda quante munizioni! Ma siamo pazzi! Qua non c'è niente. Polvere da sparo. Non posso ancora craftarmi, mi serve gli scarti. Amico mio! Ma quanto è grosso! Porco. Ma l'ho ammazzati! Cioè, cos'è la che testa mi ricorda? Tipo cosa? I mostri del 7, quelli che stavano sotto la casa, quei mostri melmosi neri. Ah, che se sì, li prendevi sì. Da ravvicinato col pompa in testa morivano subito, sennò con la pistola ci mettevi un casino. I melmosi, appunto, così si chiamavano. I lei. Non finiscono mai. Dovrebbe essere la moneta del posto. Scusate, amici rumeni che ci seguono, ma io non conosco la moneta rumena. Ok, scarti arrugginiti. Finalmente ce l'ho, posso creare munizioni. Gli ultimi scarti che ci servivano. Io. Ok, un altro ancora. Raccogli, raccogli. C'ho abbastanza munizioni, secondo me. Ma sono solo della pistola. Oh, ma chi è che spara frecce? Orco 2. Ma quanti so? Entro qua. No! Chi era? Oh? La barrico. Non è che c'è qualcuno che sta cercando di aiutarci? Perché spara frecce così mi sembra strano. C'era un barile rosso a destra. È vero. Questo potrei utilizzarlo per rompergli la testa. Non sai che faccio? Quattro munizioni sono più che sufficienti. Sì, visto che stanno tutti qua intorno. Non li ho uccisi, vero? Tre al prezzo di uno. Probabilmente no, ne ho ammazzati tre, lo vedevo una botta. Hai fatto tripla. Cranio cristallizzato. Non ci credo. Porco due, ma questo col macete, ma che stai di... Via. Fermo. Ok. Oh! Ma ancora io. Fame. Non l'ho preso in testa, se vede. Me ne posso anche andare, direi. Via, 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 via. L'ultima cosa che voglio è morire sotto i colpi dei licantropi. Che cavolo. Oh, ma ancora ci stanno. Madonna. Come cazzo c'è ora? Quanto grosso. No, via. No, ma mi ha preso da lì. Cosa? Recupera salute. Sì, ma da una parte sono 3000 licantropi. Questo è lento però, quindi passo da qua. Ciao, sì. Oh! Sono un coglione, però mi sono parato. Prendo la roba e me ne vado, prendo la roba e me ne vado. Bello. Via. Che stanno dentro i sacchetti i soldi. C'è il barile, falli avvicinare.
regolare. Fanculo. Ok, c'ho lei. No! No, 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 no. No, ti prego, dimmi che non mi ammazza, oh. Dove vado? Sto cancello qua era chiuso, non penso sia aperto, mo. De botto. No, 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 il grassone no, però. No, 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 sto per crepà. Merda, non c'ho la fialetta chimica, la posso craftare, dimmi di sì. Oggetto creato. Usa. Come ne hai fatto? Questo non mi fa niente, scusa. Sono passato a fianco, prima mi ha fatto il panico. No, io preferisco scappare. No, me le tengo le munizie. E dai, ma mi sono parato. Scusa un attimo, ma quanti sono? C'è un esercito. Sono troppi, poi sto qua, continuo a martellare. Aia. Oddio. Ma sono tipo messa tutti gli abitanti del villaggio contagiati. Penso di sì, c'è qualcosa che li trasforma in Lican. Orco due. Quello è il cacciatore. Dai, ma è surreale. I Lican sul cavallo. Ecco dove erano spariti i cavalli. Se li sono rubati. Oh, è vero. Guarda il martellozzo. C'è qualcosa che li richiama. Oddio, questo ricorda Resident Evil 4. Ti ricordi il punto in cui arriva il tizio con la motosega e noi lo ammazziamo? Che poi ci stanno troppe persone del villaggio, suona la campana e vengono attirati, se ne vanno. Più o meno la stessa cosa. Vabbè, lasciamo perdere la mano. Che si ricollega alla demo. Come? Può essere che adesso si ricollega alla demo, effettivamente. Perché ce n'erano pochi dei Lican, o... Cioè, non capisco perché... sì. Il cancello era quello della demo, sì. Aspetta. E poi c'è anche la vecchietta qua. Ma poi, andando a memoria, la demo era palese si piazzasse tra i primi minuti di gioco, roba così. Sì, giustamente non te possono mettere gli ultimi minuti. Però l'hanno modificata, per non fate spoiler sulla mano di Ethan. Sì. Hanno fatto bene. Ok, abbiamo la vecchietta qua. Sì, è il punto della demo perché dice le stesse cose. Ehi, non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Sei tu, il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No, ferma! Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose è qui. Però c'è una bella differenza, perché qui il fucile l'abbiamo preso prima. Confronto alla demo. Ce l'ho ancora? Sì, ce l'ho ancora. Cioè, ecco, buono. Spiegato perché nella demo c'avevi la pistola e perché in quella zona d'erba che si incontrerà dopo c'erano tre Lycan. Se ci pensi. Per fatte provare il gioco. Sì, sono cose che nella demo dici... Vabbè, sono buttate lì giusto per farti provare il gioco, invece c'hanno un collegamento. Ecco qua, castello di Mitrescu. Porti al castello. Questo infatti era, diciamo, la parte della demo in cui tu dovevi trovare i due dischetti per risolvere gli enigmi. Perfetto. Rilievo della donna. Prendiamolo subito.
Cos'è? Ah, giusto. La casa di Luisa. Il prossimo è a casa di Luisa. Oh, macchina per salvare. Bello, raga. Come Resident Evil 4, salviamo. Spettacolo. Mi piace, tantissime similitudini. Qua non posso entrare, ovviamente. E poi questi simboli sui cancelli c'erano pure... C'erano pure prima. Sti cancelli qua? Quei simboli lì sul cancello, sì. Ah. Però non me li ricordo nella demo. Magari mi sbaglio, Lo spaventapasseri di Dimitrescu c'era. No, no, no. Dov'era? Ah. Stava all'inizio. Questo qua. Perché c'ha lo stesso cappello. Ma sai che ho pensato potrebbe essere Heisenberg, che è il tipo col sigaro e il martellozzo? Non so. Non so. Comunque me la sto scappata sti infamoni. Qua devo entrare, giusto? Fammi entrare. Perfetto. Ti prego. Ehi, cosa ci fai qui? Stai indietro. Ti prego, non farci del male. Ehi, tranquillo. Non vi farò del male. Sono felice di vedere persone normali. Ci sono altri sopravvissuti. No. Sono tutti a casa di Luisa. Ma lei non risponde, il cancello è chiuso. Stai zitta! Non è uno di noi. No. Qui siamo troppo esposti. Lui ce la fa a camminare. No! Uno dei mostri l'ha ferito! Ha perso molto sangue, dobbiamo entrare in casa di Luisa! Shh, piano! Troveremo un modo. Restate qui, in silenzio. Cerco un modo per aprire il cancello. Ok, anche loro qui non hanno paura solo dei licantropi, guardando quello che hanno accanto. Apriamo e facciamoli entrare, va. La cosa è che hanno il bagno fuori, come fanno d'inverno a farsi Andiamo, la doccia? Via libera. Vabbè, ma penso che c'è solo il bagno lì. La doccia credo sia dentro, non so. Riscaldano il pentolone alla Dragon Ball. Non c'è di che. Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Qui saremo al sicuro, vero? Sempre meglio che là fuori, questo è certo. Ehi. Hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso... Non risponde nessuno. Vieni. Padre! Aiutami. Dobbiamo entrare subito. Prova a resistere ancora un po', papà. Perde molto sangue. Salve! C'è nessuno? Forse una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io, Elena! Basta gridare. Attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Lui chi è? È un amico! Stai indietro. Padre! Santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori! Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego, di qua. Non sei di questo villaggio? No. Sono Ethan. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Ho detto vai! Beh, se Elena si fida, mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Aspetta qui, vado a parlare agli altri. Ok. Siamo quindi di nuovo nel punto della demo, salviamo sempre per precauzione.
Luisa, ci hanno aggredito di nuovo. Hanno attaccato il bestiame. Di questo passo non credo che supereremo l'inverno. Ernest è sparito. Non riusciamo a trovarlo. Madre Miranda, ci ha abbandonati. Vedremo, amico mio. Qua, c'è anche qua l'artbook, come lo chiamo io, durante la demo. Giriamo pagina, va? Ok. Di qua. Interesting. È uguale identico. Non cambia nulla. Entra pure, ti stanno aspettando. Che cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan. Accomodati. Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro! Un inutile... invalido! La stupida... troia... lagnosa! E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse! E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro! Quei... poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! E domani... domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito. E tappati la bocca, Roxana! Ora basta. Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma... all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori... da qualche parte. A cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto. È in cerca di soccorsi. Preghiamo. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. O Altissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo, persi in tempo eterno, perché ci affiatiate mani alle mani del fato, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere. Compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce nella vita e nella morte. Prendiamo gloria, Madre Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera l'ho già sentita da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega. Quella stronza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla. E che protegga anche noi. Cosa stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? No! Madre! Elena, no, stai indietro! Lasciami andare! Oddio! No! No, ci ucciderà! Dobbiamo scappare! Ok, ragazzi. Questo è il filmato della demo. Vabbè, ma qua non spreco manco colpi perché so già come va a finire. Che poi... cioè, lui si è trasformato per un morso chissà dove, mentre Ethan c'ha la mano mozzicata, non gli succede nulla. Elena. Potrebbe essere magari quel vaccino, non mi viene in mente Resident Evil 7. Ma non credo, perché quello era tutt'altro virus. Oh mio Dio, mi dispiace, padre. Ehi, ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Comunque vedremo, vedremo. Vedremo, perché sto gioco premette bene. Elena, no! Non puoi fare più nulla! Papà!
Questo posto sta cadendo a pezzi! Il punto è che non te puoi fa manco un'idea, perché chi t'ha fatto la recensione o gli è da 8, o gli è da 7, o gli è da 9, quindi non sai com'è il gioco. No, ne usciremo vivi, insieme! Devo uscire di qui. Dobbiamo uscire da qui. In qualche modo. Oh. Però i cassetti qua in più se possono aprire. Ho preso 500 lei. I soldi sotto al lavandino. Molto utile. Prendiamo il cacciavite. E via. Carichiamo il fucile, va. È sempre meglio che ce lo carico il signorino qua. Figo come si fanno tutto in casa comunque. Ah, intendi vino, robe così? Sì, ho visto, c'era la cosa del vino. E anche mia a inizio gioco, me l'avevi fatto notare, che faceva tutto in casa. Che poi un furgoncino senza parabrezza, senza sportelli, mi sorprendo di come funziona. Io continuo sempre a rimanere stupito dei continui riferimenti. Cavolo, qua stanno a fare riferimento a Ethan contro Jack Baker la prima volta, proprio nel garage. Che lo devi schiacciare con la macchina? Sì. Ethan, stai bene? Sto bene! Fammi provare di nuovo! Il fuoco! Non abbiamo più tempo! Possiamo solo salire! Aggrappati, presto! Muoviamoci! Ok, andiamo. Non respirare il fumo. Lo so! Grazie, Ethan. Qua me la corro. Tanto non c'era nulla qua, me lo ricordo bene. Andiamo, reggerà. Ecco, c'è una via d'uscita. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai morti. Ma fatto strano, vede comunque che indicava con la mano. Dopo che nella demo era tutta intera la mano. Ma se non mi ricordo male, nella demo lui sbatte la mano poi sulla parete. Mo io adesso se cambia mano o se è sempre la sinistra. Perché mi sa che se fa un po' male se è la sinistra. E io non voglio restare sola. Padre! Elena, no! Non è lui! Non lo è più! Ha detto il mio nome! Padre! No, è pericoloso! Ciao! Resta lì! Coraggio! Dammi la mano! Ethan, vai! Salva tua figlia! Elena, non parlare! Aggrappati a me! Attenzione! Perché muoiono sempre tutti? Io non ce la posso fare. Poraccio però, veramente gli schiattano sempre tutti, è incredibile. Ok. Cioè questo stava poverino dentro casa sua. Nessuno gli stava a dà fastidio, e invece. Questo posto è fottuto. Che cazzo sta succedendo ancora? Oh, merda! Non si è spaccato niente, ma cosa? Vabbè. Cioè non si è fatto niente. No, niente. Forse l'adrenalina, non lo so, è incazzato come una bestia, non saprei di... Fighi gli effetti del fumo comunque sulla porta. Vabbè, apriamo e prendiamo il simboletto per entrare al castello di Mitrescu. Bello che mi ha messo la visuale così, come se stesse a usarlo. Rilievo del demone. Allora, che adesso poi io... dimmi che non ci sono licantropi. Che succede? Basta!
Madre Miranda! Ehi! Non posso manco seguirla. Mo' provo a fare lo scatto, ma niente. Chi era? Niente, è proprio sparita, volatilizzata nel nulla. Le mie teorie che madre Miranda sia la vecchia, però... sono sempre vive. Giunta per tutti loro. Qua c'era ancora l'altarino. Eccoli tutti qua. Ma quella bambola mi fa cagare addosso. Io lo so che ci sarà qualcosa alla Annabelle. Apriti. Ok. Ci siamo. Che poi mi pare di aver visto un quadro tipo di Maria e Gesù, eh. Davvero? Sì. Ok. E let's go. Castello Dimitrescu, signori. Nient'altro che sangue e morte. Castello Dimitrescu. Ah, può entrare dentro all'acqua. Sì. Però vedevo, diciamo, sta corda gialla. Insomma, un po' stupito. Di solito le cose gialle le puoi usare in Resident Evil. Cioè, quindi mo entri nei sotterranei del castello, in poche parole. E penso proprio di sì. Ma lo faremo nell'episodio che uscirà alle 18.